di cominciare a chiederti della tua carriera, volevo chiederti innanzitutto come stai, perché di questi tempi è una domanda importantissima, non è un convenevole. E dove no, no. Io sto bene, per come si può stare bene in questi tempi. Poi io sono, tra le altre cose, un soggetto un po' a rischio, perché devo fare particolare attenzione, ho una patologia, io sono un'insufficienza renale, per cui sono tra quelle che devono prestare molta attenzione, però sto lavorando, quindi sono più che tamponata, penso di avere fatto più tamponi in questo periodo, però significa che sono anche fortunata, perché è un periodo che posso lavorare e tanti miei colleghi invece in questo momento sono in grande sofferenza. Sei tornata sul set o a teatro? Sì. No, a teatro. Le prove teatrali, non ovviamente. No. Il teatro in questo momento no. Sono su un set. Non posso ancora dirvi quale, perché devo attendere di avere il benestare, e quindi non dico nulla, però è un set importante, quello che posso dire è che mi vedrete in una veste inedita per me. Che meraviglia, quindi doppia sorpresa, tornare sul set in questo periodo delicatissimo, in salute e con un ruolo inedito, bene? Quindi, sì, sì. Si può dire? Sì, sì, figurati. E poi sai che io penso che il mio lavoro sia fatto anche di sfide continue, non devi restare in una comfort zone per troppo tempo. Altrimenti non sei più un equilibrista che è senza rete, ti crei la tua rete di protezione, quindi invece provarsi in qualcosa di insolito anche per te, lontano da certi stereotipi tra virgolette a cui mi hanno legata, che amo, ma che comunque cominciano anche a stare stretti, e provarmi in una cosa diversa è molto stimolante. E questa, diciamo, questo buttarsi, questo coraggio, questo uscire dalla comfort zone, diciamo, da quale figura femminile della tua vita è stato un po' preso? Perché a volte si impara da, per esempi. No, in questo caso è proprio è molto lontana dal mio modo di essere, dal mio modo di concepire la vita, è proprio completamente lontano. Ho dovuto indagare in una parte di me più oscura, probabilmente, e quello è più difficile, perché tu anche nel quotidiano cerchi di tenerla sedata questa parte, sì, oscura, no? Ma ognuno di noi l'ha, perché siamo fatti di chiaroscuro, cioè non, la vita non è mai a una dimensione, e abbiamo, ognuno di noi ha un suo lato positivo, un suo lato negativo, ci sono le giornate belle, le giornate brutte, e la vita è fatta di sorrisi e di lacrime, e diciamo, io nella mia vita, nel mio quotidiano, ho avuto tanti sorrisi ma anche tante lacrime, e quindi andare a indagare in una parte che tendo a nascondere o comunque a non voler far venire fuori. E c'è stato sullo schermo, magari a teatro, un'attrice, un artista che per la prima volta ti ha fatto venire, ti ha fatto provare entrambe le emozioni e quindi ti ha fatto pensare, ecco, io vorrei fare quello, vorrei regalare sia lacrime che sorrisi? Guarda, io ho nel mio percorso attoriale ho sempre avuto due riferimenti importanti, che sono Isa Danieli e Barbara Valmorin. Da quando ero più ragazza, per me loro due erano due modelli, perché
attrici e donne sempre molto attente a cambiare, a mettersi in gioco, ad essere figure importanti. Questo in Italia, i miei riferimenti sono quelli, perché poi la mia cultura è quella. Certo, ci sono grandi attrici anche straniere, però diciamo, quello che è più vicino a me, proprio al mio mondo, e che in qualche modo mi hanno spinto sempre tanto, sono loro due come modello di riferimento. Lisa ha fatto delle cose fantastiche, ma anche Barbara. Io con Barbara ho avuto il piacere di lavorare in una Medea di Christa Wolf, con la regia di Renato Carpentieri, in cui lei era Medea. La Medea di Christa Wolf è una Medea un po' particolare, e Barbara era veramente un faro, ecco, per me. Quindi devo dire, Isa è un mito. Ecco, è qualcosa a cui ambisci come figura di riferimento. Poi per me diciamo, le attrici più grandi di me sono sempre stato uno stimolo a migliorare, ma anche le mie coetanee. Cioè, vedere una cosa ben fatta da un'attrice mia coetanea o anche più giovane è sempre motivo di grande gioia. Sicuramente avete tirato fuori il meglio di voi stesse a vicenda. Molto spesso invece, non invece, molto spesso succede che, per esempio, al cinema l'impronta di un set venga data dal regista. È stato nella tua carriera un regista che, innanzitutto, è stato un po' un leader a livello di uguaglianza sul set, quindi in cui ti sei sentita veramente valorizzata come artista e come donna, e che ha saputo tirare fuori il meglio di te, che ha avuto quella sensibilità di entrare in contatto con la tua sensibilità artistica. Guarda, devo dire, il primo proprio è stato Umberto Marino, quando abbiamo fatto Il bambino di Betlemme. Io ero neofita abbastanza per il cinema e per la televisione, e Umberto mi ha affidato il ruolo di questa suora, che era un ruolo da protagonista. Ed io, in maniera molto ingenua, un giorno gli ho detto: ma come ti è venuto in mente di affidare questo ruolo a me? Sei sicuro che io sia capace? E lui mi ha detto: sì, se ti ho scelta è perché penso che tu possa farlo. E questo mi ha investito anche a parte di una grande responsabilità, ma mi ha fatto sentire bene, cioè mi sono sentita protetta in qualche modo ed anche stimolata a dare il meglio di me. Ma io con i registi sono stata molto fortunata, perché ho avuto tutte regie importanti e belle, anche Carlo Vanzina, con cui ho cominciato. Ho fatto la mia primissima cosa, che era anni 50, pensa, e facevo un ruolo piccolissimo, una camerierina del Quisisana. Per me già entrare al Quisisana all'epoca, essendo io, diciamo, un comune mortale, già entrare al Quisisana, anche se, cioè, indossare la divisa delle cameriere del Quisisana è già una cosa. E poi lui, dopo quel piccolissimo ruolo, mi ha chiamato per fare Vacanze di Natale. Ma mi ha chiamato direttamente, ha detto: mi farebbe piacere ci fosse Nunzia, ma mi aveva visto per mezza volta agire. E quindi anche lì, ma per non parlare di Alessandro Dalatri, con cui ho un rapporto veramente bellissimo, ho fatto Sul mare con Alessandro, ed è stato uno dei provini più divertenti della mia vita, quello, per quel film. Perché mi diedero, diciamo, l'indicazione di leggere questo libro, fortunatamente piccolo, da leggere anche rapidamente, però molto bello, di Anna Pavignano. E poi, quando sono arrivata e ho incontrato Dalatri,
lui ha cominciato a farmi un'intervista come se fossi la protagonista del libro, quindi mi ha fatto le domande come, dice, signora è venuta, come è venuta da Ventotene, come è arrivata, cioè, e io non mi sono mai divertita tanto in vita mia, ma Alberto Sironi lo stesso, ma anche per non parlare di Matteo Garrone, che è un'esperienza unica quella con Matteo. Matteo è un artista veramente unico nel suo genere, perché ha quest'occhio anche legato molto alla sua provenienza dal mondo dell'arte, dalla pittura, e lo leggi quello che si vede nell'estetica. Cioè, il primo, l'imbalsamatore, era molto Hopper, no? Perché ama questi paesaggi urbani sempre molto particolari, reality era vivace, lui cercava anche nel posizionare le persone in scena, anche sempre un qualcosa che avesse a che fare con il colore, la simmetria. Cioè, sempre molto attento, quindi anche quella è stata un'esperienza bellissima, insomma sono stata veramente una persona fortunata da questo punto di vista, ho imparato tanto, ancora non tutto perché il cinema è ancora un mistero, però, ma anche a teatro sono stata abbastanza fortunata, perché poi l'esperienza con Renato Carpentieri, l'esperienza con Andrea De Rosa, con Davide Iodice, con Liliana Cavani. Ci sono attrici che per tutta la vita aspettano di essere dirette da una donna, invece a te è successo, per cui è un come dire, è un altro, non so se si possa dire merito, però è un altro arricchimento sicuramente enorme. Assolutamente sì. Liliana, per esempio, ha quello di bello è il suo sguardo. Una donna che ha più di 80 anni si avventura in questo mondo che per lei non era noto, diciamo, il mondo teatrale, con un testo importante come Filumena Marturano. È stata un'esperienza veramente bellissima, che poi ci ha ripagato con 3 anni di tournée che abbiamo concluso a Buenos Aires, quindi è stata una conclusione fantastica. E quando in termini un po' dispregiativi si vuole parlare di divismo, si usa la parola prima donna, come se le donne non riuscissero a fare squadra. Nella tua esperienza invece ti sei resa conto che esiste una sorellanza sui set, dietro le quinte, sì. C'è qualche artista, non so se si possa usare il termine amico, perché oggi è un po' inflazionato, perché siamo tutti amici su Facebook, però ecco, esatto. A livello di amico fraterno, amica fraterna, che tu ricordi? Guarda, io ho fraternizzato subito, ho sorellizzato, fraternizzato subito con Maria Bolignano, per esempio. Noi ci siamo incontrate la prima volta sul set di Benvenuti al Nord. Non ci eravamo mai incontrate prima. Ed è nata da subito una grande empatia, perché da allora non ci siamo più lasciati, anche perché Maria è una donna poliedrica, io invece che sono solo attrice e voglio fare solo quello, perché non mi riconosco altri meriti, non potrei fare né la regista né la scrittrice, non mi appartiene. Essendo pigra preferisco dedicarmi ad una cosa sola e cercare di farla bene. E Maria invece è il contrario di me, è un vulcano sempre in movimento, quindi
È stato un incontro veramente bello, ma anche con altre attrici come Imma Villa, per esempio, che è stato con Imma è stata sempre una grande intesa, con Alessandra D'Elia, ma tante te ne potrei citare, con cui è sempre stato un rapporto senza invidie, senza diciamo voglia di prevaricare. Quindi anche in questo mi posso dire fortunata, ma anche ultimamente, insomma, con Carolina Crescentini, abbiamo fatto questo, la bambina che non voleva cantare, con Carolina, con Paola Minaccioni. Sono stati incontri belli, divertenti, carini. Io parlerei con te praticamente per tutto il giorno, come una specie di sequestro, però con gioia. Però so che appunto devi tornare sul set. E prima di Sì. salutarti, volevo chiederti un'ultima cosa che è un po' un augurio, una speranza. Volevo chiederti un tuo commento, un tuo pensiero su come le donne stanno acquistando sempre più terreno nell'arte e quindi anche nel cinema, se finalmente stiamo per arrivare ad una parità e di compensi, ma anche di presenza scenica, di dialoghi, di spessore proprio del ruolo della donna. Guarda, sicuramente dei passi avanti si stanno facendo, è indubbio questo, se pensi anche quanto hanno inciso le donne nella creazione di questo nuovo gruppo che è Unita, no? Che raccoglie attori di tutte le tipologie, no? Dove per la prima volta, secondo me, attori che hanno maggiore peso a livello mediatico si sono messi insieme per cercare di sostenere una categoria. E lì c'è Vittoria Puccini piuttosto che Fabrizia Sacchi piuttosto che Maria Pia Scalzone, quindi tutte donne che cercano di portare avanti un discorso che riguardi la categoria, e quindi già così, nel senso che tu incidi, secondo me, quando ti occupi del tuo settore cercando di portare il tuo pensiero. Donne importanti noi ne abbiamo avute in Italia, no? Basti pensare a una signora, per dirne una, che si chiamava Tina Anselmi, a cui l'Italia deve il sistema sanitario nazionale, che prima non esisteva, ed era una donna, e non c'erano ancora le cosiddette famigerate quote rosa, dove quelle donne lì, ecco, Onilde Iotti, che ha dovuto combattere il fatto di non essere la moglie ufficiale di Togliatti, ha dovuto combattere all'interno del partito che, nonostante un partito di sinistra, era un partito abbastanza bigotto all'epoca, per cui cioè, e sono donne che hanno portato avanti un pensiero. Allora, quando le donne riescono a far valere il loro pensiero lo portano avanti con vigore, con forza, allora contano. Diciamo, non puoi non tenerne conto, non valutarle per quello che sono. E quindi è importante, i passi avanti si stanno facendo sicuramente, e sono le donne stesse, alcune donne, che devono cominciare a capire che anche il corpo, no, deve essere gestito meglio, cioè deve essere. Noi dobbiamo, una volta si diceva, il corpo è mio, cioè, anzi, l'utero è mio e me lo gestisco io, quando noi eravamo molto ragazzine, ed aveva un senso, che non significava ne faccio quello che mi pare e lo svendo come mi pare, era tutt'altro il senso. Forse riacquistare quel senso lì oggi è importante, che
siamo persone e in quanto tali abbiamo un cervello, una testa, un pensiero, dobbiamo essere considerate per quello che siamo, per quello che possiamo dare. Quindi dobbiamo essere fiere di essere donne, con tutto il bene. Cioè, vedi, io porto la mia avanti, la mia resistenza silenziosa, che è quella di non volere accettare di appartenere al mondo dello spettacolo e dover rispondere a degli stereotipi, per cui è giusto essere sempre in tiro, sempre no. Io sono quella che sono, se vi va bene come sono. Poi può capitare la giornata che sento l'esigenza di essere bellissima, ma quella è una mia esigenza, non me lo deve imporre nessuno. Cioè, se io voglio stare bene con me stessa, voglio sembrare bella, mi faccio una foto che mi piaccia tanto, ben venga, ma lo decido io, non lo decidono altri per me. Alessandra, Nunzia, ti ho ascoltato ovviamente con grande piacere, con grande attenzione, soprattutto, vabbè, queste ultime cose che ha detto Nunzia sono da me sposate, ma non perché forse facciamo parte di una generazione un po' più, come dire, meno nuova, ecco, un po' più, abbiamo visto cose che voi umani, e quindi a noi certe cose ci rimangono un po' strane, però. Va bene. Vale, va bene, no, va tutto bene, figurati. Assolutamente. Tutto va bene, cioè, delle cose che proprio si può guardare, però va bene così. Sì. No, veramente strano perché noi abbiamo vissuto, lei diceva questa cosa, l'utero è mio, lo gestisco io. Es esattamente quello dal quale noi, perché io e Nunzia più o meno abbiamo la stessa età, cioè sono No, i no, no, mesi io che. c'ho qualche anno in più, lascia stare. Io ce n'ho 61, non E io ne scherzare. ho 59, che vogliamo fare? Stai sempre indietro, stai ancora Ah, lì. da Io me! già sono Signora, scusatemi, vi do del voi allora. Esattamente. Ma, no, però è vero, quella roba là me la ricordo benissimo e alle volte guardo le ragazze e mi chiedo. Perché nessuna di loro, invece di andarsi a cercare il giusto fidanzato, ci mancherebbe altro, fidanzata, quello che volete, perché non si, ma io ho un gatto qua, perché non si, Ospite a sorpresa. non pensa, sì, no, non me ne ero accorta, eccolo qua, il gattino, perché non si occupa invece del fatto che è libera di averlo, non averlo, cercarlo, non cercarlo, essere bella, Certo. boh, essere diversamente bella e vabbè. Signore, Nunzia soprattutto, grazie. No, grazie a voi, è stato un Grazie. piacere. Ma poi tra donne ci si intende. Sì. Dobbiamo pensare a un canale dedicato alle donne dove si fanno vedere solo, cioè, tutte le cose belle che le donne hanno fatto, ma belle intendo utili alla società e di cui spesso ci si dimentica. Quello non per essere panda, ma per dire, signori, non dimenticate che. Queste donne hanno fatto questo, queste donne hanno ottenuto questo, ma partendo proprio da qualche tempo fa, arrivare a oggi, donne scienziate, donne Certo. che nella vita di tutti i giorni anche, insomma. Lo ci penseremo. Ricordiamoci questo segnale che è Sì. importante. Assolutamente, esattamente. Che è una Sentirete richiesta di questo aiuto. segnale, Sì. ricordatevi che c'è una donna. Se una donna vi fa questo segnale, significa che è in pericolo. Assolutamente. E anzi, diamo una mano evitando di metterla ulteriormente in pericolo. Quindi. Esatto. Cioè, perché mo è vero che questo segnale è importante, però poi non lo vediamo solo noi, quindi poverine dovranno stare attente a come farlo questo Certo, segnale, non certo, essere certo, certo. intercettate, però già è importante Avere un perché. codice. Esatto. Nunzia, Grazie grazie. a Grazie. voi. Un bacio Grazie grande e a presto.
A presto, ciao. Senta. Alla prossima. Quando ci potremo abbracciare? No, ma spero di averti. Allora, questo vale ovviamente per tutte e due, ad Alessandra lo dirò anche dopo, ma te Nunzia ti aspetto e ti aspettiamo al festival a ottobre. Assolutamente. Quando speriamo di poterci vedere, adesso non dico abbracciare, non esageriamo, non diciamo cose, però perlomeno vedere. A distanza cioè, ma vedere. Ci compriamo quelle che servono, quelle prodotte. Quelle mani lunghe. Esatto, quelle mani. Invece di fare i selfie lo usiamo per un abbraccio a distanza. Esatto, grazie. Ciao a voi. Buona giornata e buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao.